E io non ho mai capito niente, visto che ora a Legnano, presso l'associazione AIAS, abbiamo con noi il presidente Giuseppe Conte che ci dice che cos'è questa associazione e quando è nata. Allora, AIAS è un acronimo che significa Associazione Italiana Assistenza Spastici, quindi una particolare categoria di disabili che sono fondamentalmente cerebrolesi, che hanno avuto dei problemi alla nascita e che si portano dietro per la vita alcuni condizionamenti, soprattutto di carattere motorio. Dal punto di vista intellettivo sono pressoché sani. Mancano di esperienza, mancano di conoscenze particolari e dettagliate, però sono ragazzi che hanno in generale frequentato le scuole pubbliche, hanno fatto studi regolari e alcuni hanno anche conseguito diplomi, attività professionali e tuttavia il condizionamento li ha obbligati ad una vita molto spesso riservata, raccolta, ritirata. E questo non facilita molto spesso il loro inserimento nel tessuto sociale. Questo li fa molto spesso anche tristi, infelici, perché sono ragazzi capaci di interrogarsi e capaci di interrogarsi sul loro destino, sul loro presente e sul loro futuro. Questo li fa molto spesso inquieti e tante volte rende inquieti anche le famiglie che con loro vivono questo dramma, questa particolare condizione. Oggi siamo qui per sentirli cantare perché Claudia Cerdan, una musicista che scrive musica da tantissimi anni, da quando era piccolina, oggi si trova qui, già l'ottava lezione che insegna musica ai ragazzi. Un topolino mio padre comprò. Ecco, cosa significa per voi avere questa opportunità? La musica è il canto corale, più che altro. E il canto e la musica che sono materie fondamentalmente ricreative dello spirito, giovano naturalmente alla loro felicità, giovano anche a serenare il loro mondo interiore e quindi noi abbiamo ricercato questa attività come un momento felice per loro e per le famiglie che stanno dietro. Avevamo avuto un insegnante per parecchi anni, poi la vita l'ha portato lontano da noi e quest'anno abbiamo avuto sul nostro cammino, abbiamo incontrato questa bellissima persona che è Claudia Cerdan, una professionista di altissimo valore, una professionista autentica con grande esperienza, ma soprattutto ricca di umanità, di bel sorriso e ricca di interesse per questo nostro universo, per il nostro mondo del disabile. Subito al suo venire si è dimostrato un attaccamento reciproco dei nostri ragazzi per lei e di lei per i nostri ragazzi. Questo ci ha molto compiaciuti e ci fa felici e vediamo che i risultati ci sono sotto il profilo umano ma anche sotto il profilo tecnico del canto.
la Claudia è riuscita a farli non soltanto innamorare della musica e del canto non soltanto quello nostro, italiano, ma anche di altri popoli, un canto etnico, una musica piena di colore, quella rumena in particolare perché Claudia è di origine rumena. E quindi noi siamo felici di poterla avere con noi e di poterla avere ancora per molto tempo. È un concerto di culture che si incontrano, forse fa parte del bagaglio culturale, del bagaglio professionale di Claudia, ma è anche nei nostri interessi che i ragazzi possono capire, possono confrontarsi con altri mondi, con altri orizzonti che sono fuori del nostro territorio. È bellissimo questo incontro fra culture, tra l'altro la cultura rumena che, dalla quale arriva la Claudia è molto vicina, molto prossima per motivi storici, molto prossima alla nostra cultura italiana. Siamo popoli vicini per tanti motivi. Claudia, sentiamo, come hai trovato questi ragazzi? Come ti senti insegnare loro la tua musica? Sono stata contattata un paio di mesi fa dalla mamma di Gabriela, telefonicamente, che mi ha parlato del loro progetto e mi ha chiesto un appuntamento, a cui ho risposto subito con tanto entusiasmo. Ne abbiamo parlato, abbiamo iniziato a vederci, conoscerci, perché comunque portare avanti un progetto e lavorare tutti insieme dobbiamo comunque conoscerci bene, no? Perché poi siamo tutti, ognuno con il suo pensiero, ognuno con la sua testa, e si sa che è difficile lavorare in gruppo. Invece ho trovato dei ragazzi stupendi subito, che mi sono entrati subito nel cuore dal primo all'ultimo, e io personalmente mi trovo molto bene con loro, sto imparando giorno per giorno tante cose da loro, ecco. Vorrei precisare che l'AIAS è un istituto, un centro che nasce in più luoghi, nasce anzi a Roma nel 1954 e poi con diverse ramificazioni arriva in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia. In Legnano l'associazione è stata fondata e chi parla è stato uno dei 20 fondatori dell'AIAS nel 1976. È nata come centro per la riabilitazione fisica, quindi noi facevamo attività motoria, attività fisioterapia, logopedia e tutto ciò che era agevole allora e utile per la vita dei bambini. Poi questi ragazzi sono cresciuti, nel frattempo queste attività di carattere medico per la fisioterapia sono state assunte dall'azienda ospedaliera locale e noi ci siamo trasformati in associazione per il tempo libero, anche perché i nostri ragazzi crescendo naturalmente denunciavano problemi di ansietà, problemi di crescita culturale, intellettiva, e bisognava rispondere a questi loro interrogativi. E quindi abbiamo creato delle attività educative, di formazione. Tra queste la più antica è quella della pittura, ormai è una scuola quella della pittura che vive da più di 20 anni e che si mostra ogni anno con delle mostre che hanno riscosso il plauso pubblico, il plauso della stampa, di tanti visitatori, e sono veramente bravi i nostri ragazzi. Alla fiera dell'est, per quei soldi, un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per quei soldi. Chi avete vicino come sostegno sul territorio? Noi abbiamo il comune di Legnano che ci sostiene, che ci ha dato già anche la possibilità di questi locali nei quali siamo ospitati da sempre, da quando siamo nati come associazione, ci aiuta con un qualche sostegno economico, finanziario, e con tutti gli appannaggi anche di qualche privato cittadino. Anche il comune di Parabiago e il comune di San Vittore Lona partecipano, seppure in misura minore, partecipano a queste nostre fatiche e a queste nostre avventure. Abbiamo, diciamo, non forziamo, stiamo andando piano piano, loro propongono delle canzoni di musica italiana che piace a loro. Ma generalmente vado sull'intellettuale, Franco Battiato, non so se... Quando ero piccolo tutti mi scherzavano
ed ero messo in un angolo. Adesso spero di avere una grossa rivincita. Ovviamente ognuno ha le sue preferenze, perché Stefano, per esempio, poi ti parlerà, lui ha le sue preferenze, Gabriella le sue, Eleonora è una che va giù di Duran Duran, la Roby è con la musica da chiesa, cioè ognuno. E allora cerchiamo insieme ogni lezione di decidere insieme che canzoni fare. Stiamo facendo canzoni da Domenico Modugno, Feliciano José, stiamo cantichiamo, ecco, piano piano impariamo a cantare. E, in quanto io ci tenevo tanto a stimolarli, perché comunque la Gabriella continuava a dirmi che lei voleva suonare la chitarra, ognuno voleva suonare un istrumento, non è facile. E allora abbiamo acquistato degli strumenti di percussione, degli strumenti di percussione tipo il darbuka, piuttosto che il shaker, piuttosto che il tamburello, e piano piano impariamo a tenere anche il tempo e darci da fare. Io sono convinta, credo tanto in loro, anche perché vedo i loro risultati, vedo che ogni giorno sono sempre, dopo ogni lezione sono sempre più bravi. Ero già partita con quattro che cantavano, no? Però avevo Eleonora e Gabriele che non volevano cantare, stavano sempre zitti, e dopo 5 lezioni sono riuscita a farli cantare. Per me questo è un traguardo, e sono molto molto orgogliosa di loro, ecco. Sì. Allora, sentiamo i pareri dei ragazzi, sì. Vediamo un po' cosa ne pensano di te e di quello che le stai insegnando. Sono Stefano e ho 46 anni già compiuti. Qui io con Claudia mi trovo benissimo. Sono Gabriella, io ho 40 anni, devo farne 41, anzi, scusate, 41. Mi trovo molto bene con Claudia, perché l'avevo conosciuto prima del corso, ci siamo conosciuti da quasi un'altra mia amica, che era una mia amica proprio da tanto tempo. Vediamo Leonora. Che è molto simpatica. E tu che musica preferisci? Un po' le storie tese, un po' Giorgia. I Duran Duran sono i tuoi preferiti. E Duran Duran? Baglioni. Ti piace Baglioni? Sì. E ti piace con Claudia imparare a cantare? Sì, sì. Mi trovo benissimo. Io mi chiamo Gabriele. Quanti anni hai? 42. Che musica ti piace? Il FIBA. Vai a qualche concerto? Sono andato. Certo, di Pierpelù. Anch'io spero. Sono andato al concerto di Pierpelù. Però com'era? Era grandioso. Ciao, buonasera, io mi chiamo Elena Bettinelli e io ne ho 36. Sì, mi piace molto cantare con Claudia, sì, molto. Musica, a me piace tutta la musica italiana, capito? Oh!
ritornerò. Ora aspetta. Che sarà, che sarà, che sarà. Poi? Sì.